questa festa è abusiva, perché parliamo di un movimento costituito il 20 dicembre 2017 con una nuova associazione fondata da due persone e un garante. Le due persone sono Di Maio, Casaleggio Junior e Beppe Grillo. Gli altri hanno aderito semplicemente all'associazione per candidarsi alle elezioni politiche del 2018. Noi siamo del Movimento 5 Stelle 2009 con atto costitutivo diverso, quindi un'associazione diversa che oggi effettivamente festeggia 10 anni di vita. Questo è quanto. Allora, stamattina una giornata importantissima di festa, si festeggiano i 10 anni, e però fuori c'è un pochino di malcontento. Ma io registro una grande festa in realtà. Dobbiamo andare lì. I rappresentanti dei lavoratori dell'APU, che come vedete in questa locandina c'è appunto il momento, è immortalato il momento dell'incontro in cui Di Maio assume degli impegni e anche delle responsabilità. I lavoratori APU sono 2600 persone in tutta la regione Campania, che ex percettori di ammortizzatori sociali, gli operai delle fabbriche che hanno chiuso sul nostro territorio in tutti questi anni, hanno svolto dei percorsi pubblici all'interno delle pubbliche amministrazioni, grazie ai quali si è badato a verde pubblico, servizi cimiteriali, nettezza urbana e tutti i servizi che oggi i comuni non riescono a soddisfare per carenza in pianta organica. Il Movimento 5 Stelle ha preso degli impegni chiari al Ministero del Lavoro nella persona di Di Maio e di Nunzia Catalfo per risolvere questa vicenda. Oggi vogliamo delle risposte. Ministro, come questo accordo col PD funziona? Ma questo parla del governo? Certo. Ah, no, io nel campo ambientale siamo molto assonanti, col PD e con Leo siamo molto assonanti, abbiamo portato a casa nel giro di un mese e mezzo 3 norme sull'ambiente, cosa che non si era mai vista prima. Mi sembra che funzioniamo nel mio settore, io sono a mio agio. Cosa risponde al Presidente della Regione Lazio che vuole un accordo continuativo? No, sono questioni che riguardano i capi politici, io faccio il Ministro dell'Ambiente. Grazie. Il Movimento 5 Stelle è un movimento politico truffa, hanno tradito tutte le promesse elettorali e non solo, hanno cambiato anche le regole stesse del movimento. Il giudice di Genova, i giudici di Napoli e di Roma hanno stabilito che le espulsioni sono illegittime. Noi siamo ex attivisti espulsi dal Movimento 5 Stelle, ho presentato una richiesta di risarcimento danni a Grillo per 1,5 milioni di euro per quanto riguarda le espulsioni illegittime. Sono un partito che viola l'articolo 49 della Costituzione italiana, non potrebbero sedere nel Parlamento della Repubblica, fanno tutte queste cose solo per illudere la gente. Abbiamo visto, siamo a Napoli, terra dei fuochi, quello che è successo. Dopo 2 anni di governo i roghi sono triplicati. Allora, oggi inauguriamo una 2 giorni di festeggiamento del Movimento 5 Stelle. Oggi ha compiuto ormai 10 anni, il 4 ottobre scorso, ed è un momento importante per il Movimento, che in questi anni ha portato a casa tanti successi e tanti successi dovrà portarne nei futuri. E quindi questo è anche un momento di confronto, avrete visto il programma, che è ricco di momenti di dibattito, di confronto su tematiche le più disparate, e su questo spero che vorrete dare tanta visibilità a tutti questi dibattiti. Ma io, come ho già detto, spero che questa alleanza sia più solida della precedente, ma questo è un auspicio semplicemente perché l'obiettivo del movimento credo sia quello di portare a termine gli obiettivi che si è preposto. Scusi? Come spiega il calo di consenso di questa alleanza? Ma adesso io in realtà non guardo i sondaggi. Sì, perfetto, allora li interpreterete.